Allora ragazzi, si va verso Napoli-Milan, si giocherà domani sera alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Quanto mi riguarda, il Milan quest'anno si è rinforzato, e secondo me domani a Napoli non andremo a difenderci, solo a difenderci, ma cercheremo anche di fare la partita, mentre l'anno scorso tu andavi contro le grandi, come per esempio Juventus, l'Inter, il Napoli appunto e la Roma, e giocavi per non prenderle e ti difendevi e basta. Quest'anno, finito l'anno scorso, ci vai, ma consapevole di esserti rinforzato, di avere un uguale in più, di avere un calendario in più, anche se domani non giocherà, o perlomeno non partirà dal primo minuto, dovrebbe partire Musacchio al suo posto. Niente ragazzi, per quanto riguarda la formazione, in porto dovrebbe essere Donnarumma, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Reina, in difesa, come ho detto, Musacchio, a fianco all'insostituibile Romagnoli. Sulle fasce, quindi terzino destro e sinistro, ci dovrebbero essere Calabria e Riccardo Rodriguez, che anche qui dovrebbe essere in vantaggio sul nuovo acquisto di questa estate del Milan, Diego Laxalt. A centrocampo invece ci dovrebbe essere l'esordio di Bakayoko insieme a Kessié. E il regista dovrebbe essere Biglia, per un centrocampo che secondo me dà sì tanti muscoli, ma dà anche tanta qualità con Biglia, appunto. E per quanto riguarda l'attacco, invece, al centro dell'attacco c'è il nostro Pipita Gonzalo Higuaín, supportato da Suso e da Bonaventura, e questa rappresenta la novità, perché Çalhanoğlu, come tutti sapete, è squalificato e dovrebbe sostituirlo Bonaventura. Speriamo bene ragazzi, io sono molto fiducioso, sono molto carico, e credo che quest'anno ce la possiamo giocare al grande per la Champions. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.